Lorenzo Michael Murphy O'Donnell nasce a Washington il 29 maggio del 1978 e muore sempre a Washington il 30 maggio del 2008, il giorno dopo il suo 30° compleanno. È stato affetto sin da giovanissima età dall'adrenoleucodistrofia, nota anche come semplicemente ALD. E i suoi genitori, Augusto e Michaela, che non erano dei medici, sono passati alla storia per aver sviluppato un controverso trattamento della malattia del figlio mettendo a punto il cosiddetto olio di Lorenzo. Nel 1984, all'età di 6 anni, Lorenzo contrae una grave forma di adrenoleucodistrofia, una patologia individuata per la prima volta da Ernst Simmerling e Hans Gerhard Creutzfeldt nel 1923. Quindi, nonostante la malattia esistesse, fosse stata scoperta da moltissimi decenni, i soggetti che venivano colpiti da questa patologia, che era comunque ed è ancora estremamente rara e al tempo incurabile, erano solitamente maschi, quindi i soggetti colpiti erano solitamente maschi tra i 5 e i 10 anni, che gradualmente diventavano muti, poi sordi, ciechi e paralizzati. La morte avveniva solitamente per cause respiratorie o neurologiche nel giro di 2 anni dal manifestarsi dei primi sintomi. I genitori di Lorenzo, Augusto e Michaela Odone, rifiutano però di accettare questa prognosi e provano quindi, da soli, in modo indipendente, almeno agli inizi, a cercare un rimedio efficace per la malattia del figlio. Un'attività che li porta a scontrarsi molto spesso con le comunità dei medici, degli specialisti, ma anche dei gruppi di supporto di questa malattia. Tutti scettici sul fatto che due persone senza alcuna esperienza in medicina, chimica, biologia, eccetera, potessero ottenere anche un qualche minimo risultato. Grazie però a decine di migliaia di ore di studio, di sperimentazione e anche grazie all'aiuto di Ugo Moser, un ricercatore e direttore del Centro di Ricerche Neurogenetiche del Kennedy Krieger Institute di Baltimora, nel Maryland, nonché Ugo Moser, il primo a diagnosticare l'ALD a Lorenzo nel 1984, ecco. Grazie a tutto ciò, gli Odone riescono a sviluppare il trattamento più efficace per l'ALD fino ad allora mai creato, che sebbene non fosse in grado di curare la malattia, ne bloccava comunque la degenerazione. Ecco, non andiamo troppo nel dettaglio sulla composizione dell'olio di Lorenzo perché è tecnico e non aggiungerebbe valore di fatto a questo video, però ci basti sapere che questo trattamento, studiato dai coniugi Odone, consisteva nel consumo di un olio appositamente creato, che diventa poi noto come olio di Lorenzo, che conteneva una miscela di trigliceridi monoinsaturi, i cui componenti principali erano per il 74% l'acido oleico e per il 24% l'acido erucico. Sull'onda dei successi ottenuti su Lorenzo, questo preparato viene anche sperimentato su pazienti affetti da una malattia simile all'ALD, la adrenomieloneuropatia, che però non mostrano questi pazienti alcun miglioramento dopo i trattamenti. Gli Odone hanno avuto un ruolo importantissimo sia nello sviluppo dell'olio di Lorenzo, sia nella creazione del progetto Mielina, o in inglese The Myelin Project, una fondazione internazionale senza fini di lucro che raccoglie fondi per finanziare la ricerca su malattie rare, neurologiche e demielinizzanti. L'obiettivo che si propone questa associazione è quello di finanziare ricerche il cui scopo è quello di trovare il sistema di ricostruire la guaina mielinica del sistema nervoso che viene persa a causa di malattie ereditarie, come le leucodistrofie o malattie acquisite come la sclerosi multipla. Le malattie in cui avviene la distruzione della mielina colpiscono nel mondo oltre 1 milione di persone con effetti devastanti.
Michela Odone, la mamma di Lorenzo, che prima di dedicarsi alla malattia del figlio, quindi dedicarsi completamente alla malattia del figlio, rinunciare al suo lavoro, eccetera, ecco, era insegnante di inglese in un liceo, muore di cancro ai polmoni il 10 giugno del 2000 all'età di 61 anni, 8 anni prima della morte del figlio. Successivamente, come riconoscimento del lavoro di entrambi, Augusto Odone, il cui precedente lavoro era stato quello di economista per la Banca Mondiale, riceve una laurea onoraria in medicina da parte dell'Università di Stirling in Scozia. Lorenzo muore il giorno dopo il suo 30° compleanno a causa di una polmonite, dopo aver vissuto oltre 20 anni in più rispetto a quella che era l'aspettativa di vita dei malati di ALD in quegli anni. Quasi completamente paralizzato, Lorenzo viveva con il padre ed era accudito da diverse infermiere e da un amico di famiglia. Seppur costretto a comunicare battendo le palpebre e piegando le dita, Lorenzo aveva una mente del tutto intatta, tanto che amava ascoltare musica, amava che qualcuno gli leggesse dei libri e aveva anche piena coscienza di ciò che succedeva intorno a lui. 2 anni dopo la morte di Lorenzo, quindi a metà del 2010, Augusto Odone vende la sua casa in Virginia e si trasferisce ad Aquiterme, in Italia, vicino a Gamilero, il villaggio dove aveva vissuto con il padre in tenera età. Augusto morirà il 24 ottobre del 2013 all'età di 80 anni. La storia degli Odone viene per la prima volta portata all'attenzione del grande pubblico con il film per la TV italiano del 1990, Voglia di vivere, che ha come protagonisti Thomas Millian e Dominique Sanda. In questo film la famiglia Olivieri vive delle vicende che sono appunto ispirate a quelle degli Odone. 2 anni dopo, quindi nel 1992, esce il film statunitense L'olio di Lorenzo, con protagonisti nel ruolo dei coniugi Odone, Nick Nolte e Susan Sarandon, che diventerà anche portavoce del progetto Mielina. Una poesia su Lorenzo, scritta dalla madre Micaela, viene messa in musica da Phil Collins, intitolata Lorenzo, è pubblicata nel 1996 all'interno dell'album Dance into the Light. Bene, questo video termina qui, una storia di coraggio, di dedizione, di amore che mi ha profondamente colpito. Spero che abbiate trovato questo video interessante, grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima.